Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Mi vedete con il sorriso, ma non c'è niente da ridere, proprio ma assolutamente niente, perché questa mattina siamo di vaccini. Ci risiamo, raga, ci risiamo. Rido per non piangere, vi giuro. Cioè, l'ultima volta gliel'hanno fatta soltanto una, ma questa volta se ne beccherà due in tutte e due le cosce contemporaneamente. Dovrò assistere a quell'urlo disperato. E non sono pronta, però lei qua è pronta, tutta vestita, carina, profumata, non sa nulla di tutto ciò, vero mamma? Però lei se la ride sempre, è vero? No. E gli ho messo questa bella tutina, è vero mamma, quanto è carina, sei d'amore, e questi calzini con scritto nonni, eccoli qua, visto che ci stanno per accompagnare abbiamo messo questi calzetti con scritto nonni, è vero mamma? Li facciamo vedere? Amore mio, raga, bella, che tortura, Poche chiacchiere, avverto i miei che noi siamo pronte e basta, andiamo. Giordano in tutto ciò è al lavoro, perciò non assisterà più a questo strazio, toccherà assistere a me e a reggergli le manine. Poi lei, raga, sbarra gli occhi, mi fissa, mi fa il sorrisetto. E io muoio, cioè io in quel momento muoio proprio. Io è da ieri che ci sto pensando, è da ieri, non dormo. Vabbè, andiamo, affrontiamo anche questa. Non vedo l'ora che finiscono, so che è lunga la cosa, però vedo l'ora che finiscono. Vabbè, a dopo raga. Siamo rientrate a casa. Vabbè, oramai è inutile dirvi le tenerezze. Questa volta si è innervosita ancora prima di ricevere quelle due punture, già dal liquidino che gli hanno fatto, che sarebbe il rotavirus, già dalle goccette era stranita perché aveva sonno. Fatte queste due punture, regà, vabbè, un pianto ovviamente disperato. Mia mamma, che doveva essermi di supporto, regà, mi si è messa a piangere lei. Praticamente mia mamma, da quando Sofia è nata, non può sentirla piangere, nel senso, appena la vede senza fiato, pia te la leva, pia che la deve tirare su. E questa cosa la faceva soprattutto all'inizio quando gli si cambiava il pannolino, infatti ve lo dissi che una volta era una tortura cambiargli il pannolino perché gli si prendeva così. Invece adesso questa cosa non capita più con il pannolino, ma oddio, non piange più senza fiato, cioè deve proprio avere qualche cosa per rompere. Vabbè, fatto sta che facendo queste due punture ha cominciato a piangere, e ovviamente non è che gliela potevo togliere agli infermieri perché piangeva, l'ho lasciata piangere. Mia mamma si è girata e ha cominciato a piangere a mia madre. Dico, meno male che tu dovresti essermi di supporto. Non mi sono messa a piangere questa volta, non mi sono messa a piangere io, perché al suo pianto oramai disperato, senza fiato, sono abituata, so che tanto si riprende subito. È più la botta al cuore quando vedo che gli hanno infilzato queste due siringhe e io dovevo forzatamente tenergli le mani. Questo a me mi ha fatto tanto male, mi fa male, mi farà male sempre. Adesso ha un'altra puntura a dicembre, poi se ne parla direttamente a maggio, sì, poi direttamente a maggio. E niente, lei è rimasta qui a pranzo da noi, sto preparando pasta e salmone, a mezzogiorno dovrebbe venire anche Giordano. Per ora ancora non sta facendo una piega, nel senso non sta picciando, non sta facendo niente come se niente fosse, spero che è così, anche se l'ultima volta ha iniziato, non mi ricordo se già quest'ora o se alle 2 del pomeriggio, no, se alle 2 del pomeriggio aveva iniziato, sì. Vabbè, comunque io già qui con le goccine di tachiperina, me l'ha detto anche la ragazza che ha l'accettazione, appena sente dolore, appena comincia a piangere dal dolore, anche se non ha la febbre, puoi tranquillamente dargli la tachiperina. E così farò immediatamente, perché una volta data la tachiperina, raga, mi si riprende e non c'è bisogno nemmeno di somministrargliela dopo 6 ore, perché sta bene. E niente, raga, io la vado a lattare perché è da stamattina che non mangio, ho aspettato un pochettino perché con il fatto che lei rigurgita gli hanno messo le goccette, avevo paura che rigurgitasse anche le goccette e che non gli facessero effetto. Vabbè, pure questa, raga, è andata. Ogni volta brutto mi si prende. Vabbè, a dopo. Allora, eccoci qua. È giunta sera. Non ho più vloggato, ma sentite? Ma mi sono dedicata completamente a Sofia, ma devo essere sincera, raga, meno male.
Non ha avuto nessun dolore, non è stata necessaria la tachipirina, niente di niente, è gioiosa, sta chiacchierando da un'ora qui da sola sul dondolo, carinissima, non sembra che abbia dolore alle cosce, niente di niente. Se sentite sto casino è Giordano che gioca alla PlayStation. E guardatela, ve la faccio vedere. Amore, insomma, felice mamma. Siamo felici di vederti così, cucciola. Sì, mamma. Con questi piedini qui. Amore. E con questi bavaglini sempre più schifosi. Comunque ho letto tanti metodi per farli diventare puliti, smacchiati. Ora ci proverò, vi ringrazio tanto. Sofia, ringrazio tanto. Non mi dico mi ringrazi tanto. Non mi dico mi ringrazi tanto. Non potete capire la gioia che io sto provando, cioè vi giuro. Ha dormito tantissimo, calcolate che Giordano è andato via, che dai, è andato via quasi a luna. Noi a luna ci siamo messi a letto. Si è messa giù. Ma raga, abbiamo dormito, sia io che mia madre, che Sofia. Raga, fino alle 3. Cioè, tantissimo ha dormito, vabbè, poi l'ho allattata, poi una cosa e un'altra e non ho più ripreso la videocamera in mano, però sono veramente tanto contenta che Sofia sta bene, adesso mi sta anche guardando. Guardate, guardate come mi segue con lo sguardo. Oh, amore, mamma è qua, chi c'è? Guardate che gioia, raga. Confronto a tutte le altre volte che ve l'ho fatta vedere dopo il vaccino, moscia moscia, cioè riempie il cuore vederla gioiale, sono contenta. Infatti mi chiedevo se ogni volta che facesse il vaccino per forza di cose doveva stare male, e invece no. Brava mamma, brava. E niente, io vado a preparare la cena finché bimba sta buona, se no gli tocca a Giordano. Gli tocca a Giordano, a Giordano. Raga, è impegnatissimo. Vedete, se tu gli stai parlando, gli hai fatto una domanda e muore, dalla colpa a te che è morto, perché tu gli hai fatto la domanda e lui non è stato più concentrato. Tipo adesso, sì, beh, se muori perché sei una ciofeca te. Vai, muori. Dai, amore, dai, diciamo a me. Muori. Esci fuori da sta cosa, dai, esci fuori. Non fare il vigliacco. Quello è morto, amore. Aggiornamento del giorno dopo, cioè questo è il giorno dopo, la mattina dopo. Sì, sono le 9:48. Sofia, ieri sera, voi siete rimasti a ieri sera che andavo a preparare la cena. Ho preparato la cena, abbiamo cenato e lì Sofia ha cominciato ad essere sempre gioiale, perché raga, vi giuro, non mi posso lamentare, ieri è stata un amore, fortunatamente non ha avuto niente, si lamentava, passava dal ridere a fare le pernacchiette, perché adesso raga è sbrodolina, adesso va tutta bavetta, raga, schizza da tutte le parti, è bellissima. Poi se mi capita ve la faccio vedere, perché raga è comica. Perciò passava tra fare le pernacchie a ridere e a lamentarsi, non a piangere, a lamentarsi. Ha passato la notte benissimo, ieri sera mi si è addormentata in braccio mentre stavamo guardando Grande Fratello. Dalle braccia l'ho messa giù, raga, non si è più mossa. Io ho rivisto Sofia direttamente questa mattina alle 6, cioè non ha fatto nemmeno la poppata notturna, e già sono due volte che di notte non mi sveglia per niente, si fa tutta quasi una tirata. Calcolate che l'ho allattata che erano le 6, adesso sono 10 minuti alle 10 e ancora sta a dormire. Sinceramente non so stamattina come sta, anche se penso, non lo so, raga, sono ignorante, che l'effetto del vaccino quanto possa durare, cioè se si doveva prendere un qualche cosa penso che avrebbe iniziato già da ieri, cioè potrebbe presentarsi già stamattina? Spero di no. Comunque ora ve la faccio vedere, ma si vede gran poco perché è buio. Eccola qua, sta dormendo nel lettone, perché la mattina la sposto sul lettone per comodità.
Qua io nel frattempo mi sono montata il video che state vedendo e nel frattempo sto facendo la minestra di pesce. Infatti l'ho lasciata andare, l'abbiamo iniziata a fare ieri sera, cioè Giordano l'ha messa a fare ieri sera, poi ovviamente andando a dormire l'abbiamo bloccata, adesso la sto facendo andare questa mattina, dopo la filtro e a pranzo ci mangiamo una bella minestra di pesce, che fa veramente tanto bene. Ringrazio mio padre per averci dato tutti questi pesciolini, che sono tutti sommersi qua. Dai, faccio vedere che bel pentolone di brodo che stiamo facendo. Buono, ragazzi, c'è un profumo dentro casa di pesce, che alle 10 di mattina non è il massimo, però comunque buonissimo. E adesso non so che fare, il tempo è una cacca, raga, piove di continuo, è tutto grigio da giorni e questa cosa mi stranisce un pochettino, devo essere sincera, perché con il tempo così non ti permette nemmeno di andarti a fare una semplice passeggiata e prendere una boccata d'aria fresca. Vabbè, io che faccio? Non so che fare, perché io so che quando non c'è niente da fare comincio a inventarmelo e mettermi a sistemare casa, e vi dico la verità, raga, non mi va, però so che se comincio a girare un altro pochettino faccio questo, o me ne ritorno vicino a Sofia a letto, ma non a dormire perché non ho più sonno oramai, ma a cazzeggiare con il telefonino, o comincio a sistemare quella. Boh, vabbè, noi ci vediamo dopo e vediamo Sofia come sta una volta alzata. Ed eccola qui, buongiorno mamma. Si è svegliata con il sorriso, la sentivo ridere da sola attraverso il telefonino. Buongiorno! Pesa un quintale, regà, col fatto che al pannolino stracarico pesa... Mamma, pesa un chilo di più! Oh, pesa un chilo di più! Ma adesso mamma ti cambia subito! Bellissima che sei! Raga, la cambio e poi l'allatto. Sofia, io ti ho appena cambiato, proprio appena. E tu? E tu che fai, mamma? Fai la cacca? Adesso, che mamma ha appena chiuso l'ultimo bottoncino. Adesso siamo da capo a 12. No. Mannaggia, ecco qua. E niente, mi dico anche di spogliarla, non ce la posso fare, raga. La fai finita. Ultime parole famose che vi ho detto questa mattina, dicendo tutto a posto Sofia, speriamo che ora appena si sveglia non gli si prende niente, anche perché già il giorno dopo con il cavolo è stata abbastanza bene tutto il pomeriggio. In serata ha cominciato a rifiutare il seno, cioè non voleva più mangiare. A una certa comincia a piangere, non sapevo più cosa volesse, anche perché per me ormai il bacino era lontano, cioè non era possibile che era il bacino, pensavo che lei ha una sua tetta preferita e io gli ho proposto quella sua che meno preferita, allora pensavo che era per quello, ho messa dall'altro lato e uguale, raga, inarcava la schiena, inarcava la testa piangendo a dirotto, non si voleva attaccare, anche perché pensavo che avesse comunque fame perché erano passate quelle 3 ore e niente, ha cominciato anche adesso, poi dopo si è calmata, ha mezzo poppato, poco e niente, abbiamo giocato e ha ricominciato con un pianto, raga, vi giuro, disperato, l'ho tirata su, ci ho giocato, l'ho rimessa giù, gli ho riproposto il seno, niente, non ha mangiato e nulla, ho provato a cullarla, magari avesse sonno, niente, e alla fine io ho dato la tachipirina. Con la tachipirina, dopo un pochettino che piangeva a dirotto, si è placata e mi si è addormentata, l'ho messa giù, tempo 10-20 minuti di finti riposini, evidentemente ha i crampi alla pancia sicuramente, anche perché oramai le cosce non gli fanno più male, anche perché gliele tocco e non fa nulla, sicuramente ha i crampi alla pancia, anche perché quella dell'accettazione mi ha detto: mi raccomando, lavati bene le mani dopo che hai cambiato il pannolino a Sofia, perché se incontri tu il rotavirus ti si prendono i mal di pancia fortissimi, e questo mi fa pensare che magari Sofia in questo momento ha i crampi alla pancia. Raga, vi giuro, una tenerezza che nemmeno la tachipirina gli ha fatto, perché continua ancora a piangere. Ora è di qua con Giordano
gli abbiamo messo i cartoni animati per distrarla. Infatti mi sembra che in sta città, funzionando. Amici come non mai. Sofia, amore di mamma. Mamma ha detto le ultime parole famose. Quello di campagna vuole tenerezza, vero? Via. Sbadiglia. È tanta tenerezza prima, amore. Tanto, tutti due. Amore mio. Qui. Però devi mangiare, Ma mo poi sta da fastidio alla luce, secondo me. Che stava rilassato troppo bene. E niente, allora me ne è arrivato via. Anche perché, raga, vi giuro, non mi sono staccata un attimo da lei. Io necessito di una doccia. Ora vi monto quest'ultima clip. Calcolate che anche oggi vi sto parlando live. Quando poi è Sofia, è così. Non riesco a fare un vlog sensato, pieno di contenuti, cose. Anche perché sono stata appressa a lei, raga. Veramente, è stata appiccicata fino adesso. Sono le 7:20. Io mi sono staccata adesso da Sofia da stamattina. Vabbè, ci sto sempre io. Però di solito Giordano mi dà una mano prima, però con il fatto che è arrivato da lavoro, ha dovuto fare dei servizi fuori, tra una chiamata e l'altra, vuoi o non vuoi, la bambina è sempre stata appiccicata a me. E io forse riesco a farmi una doccia, poi regà, la devo allattare per forza perché deve mangiare, non ha mangiato. E niente, io vi mando un grosso bacione, speriamo che gli siano passati questi grampi alla pancia, perché mi fa tanta tenerezza. Un conto è quando piange che magari fa i capricci sua. Diciamo che ci faccio anche un sorriso ormai quando piange, perché dico, guarda che paracula che sei, ma vedevo il pianto e associato che sicuramente sta sentendo dolore, mi fa tanto male vederla così, anche perché di solito con la tachipirina smettevano tutti i tipi di dolori dopo il vaccino, invece questa volta persistono. E niente, raga, io vi mando un grosso bacione, ci vediamo al prossimo video, speriamo un po' più allegro, un po' più spensierato, che facciamo un qualche cosa di carino. E niente, spero comunque sia di avervi tenuto compagnia in questi 15 minuti di video, mo non so quanto sono arrivata. Vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi.